Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, si è appena conclusa la partita tra Monza e Pisa, disputatasi a Lupower Stadium di Monza alle ore 21. Bene ragazzi, Pisa, mi raccomando ragazzi, seguite il video fino in fondo. Mi raccomando. Bene, il Pisa scende in campo con la mentalità giusta e le idee giuste. Stasera non ce n'era per nessuno. Un primo tempo che praticamente il Pisa ha dato una lezione di calcio al Monza, con tutti i suoi fenomeni di alto livello, perché comunque Monza ha giocatori di alto livello. Bene. Allora, dunque, il Pisa padrone assoluto del campo nel primo tempo. Al gol era nell'aria praticamente. Al settimo Mazzitelli lancia Palombi e Palombi questa volta segna senza né ai e né bai. All'ottavo di poco si sfiora il raddoppio. Il raddoppio era nell'aria perché il Pisa padrone assoluto del centrocampo, quindi trovava gli spazi giusti e praticamente affondava nella tre quarti avversaria con una facilità estrema. Infatti al dodicesimo Mazzitelli di nuovo lancia Palombi e Palombi insacca per il 2-0 e siamo al dodicesimo del primo tempo. Che dire, un Pisa in avanti ancora, propositivo. Ci sono state diverse occasioni per il Pisa per segnare la terza rete e quindi chiuderla definitivamente, ma Gori al 35esimo chiude e fa un intervento. Poi andremo a vedere anche Gori. Di Gregorio al 44esimo salva sul pallone. È stata una parata di istinto, si è trovato lì, perché se no quella era il 3-0 che avrebbe definitivamente chiuso la partita. Le squadre quindi a questo punto scendono in campo sul 2-0 per il Pisa. Beh, la ripresa all'inizio dice poco, ancora un Pisa in avanti, poi il Brocchi mette Balotelli, va bene. E stasera il Pisa non è stato in alcun modo impensierito dai vari fuoriclasse, Balotelli, Ricci, Barberis, D'Alessandro e via via, Boateng. C'è stato, la difesa del Pisa stasera era salda, la difesa del Pisa stasera era una difesa da Serie A, io l'ho vista una difesa da Serie A, un centrocampo tenuto da Gucker impressionante. Comunque andiamo avanti con Dio, non si è visto proprio, o comunque si è visto ma tenuto bene dalla nostra difesa, eh? Bene, allora il 55esimo Marconi di poco fuori e poi è l'inevitabile rigore per il Monza. Cioè, che dobbiamo fare? Ma io mi sarei stupito se non avessero avuto rigore, mi sono sentito anche con gli amici e io ho detto eccolo lì, io ne ho visti di peggio non dati al Pisa, che se ne dica su DAZN, ragazzi, io ne ho visti di peggio dati al Pisa, quello era rigore, vabbè, diamo il rigore. E che dobbiamo fare? Allora, che dire? Boateng tira rigore e Gori para in due tempi, para, non c'è stato niente da fare. Quando dice no è no, e stasera per il Monza era no, poteva entrare Brocchi, poteva entrare pure Brocchi in campo, era no, non c'è stato nulla da fare per nessuno. Poi il mister mette dentro Belli, Vido, De Viti, Speghetto e Mazzù, Pellisi, Marconi, Guaini, Gucker e Palombi. La partita va avanti. Io all'89esimo ho detto ora possono fare anche una rete, ma più di lì non vanno. La partita secondo me era chiusa e la partita si è chiusa quando Boateng ha sbagliato, o meglio, quando Boateng ha tirato e Gori ha parato, quindi non ha sbagliato, è Gori che ha parato, è diversa la cosa. E perché io, come dico sempre io, no ragazzi, i rigori si danno ma poi vanno anche trasformati, eh? Non è che una volta che hai dato rigore hai fatto gol, ma negativo proprio,
e stasera è stata la Costa di Catti. Sai come si diceva da me, no? San Giovanni non vuole inganni. Ecco, perché così si deve andare avanti sto mondo, si deve andare avanti a rigori. Bah, non lo so, ma stasera manco rigore gli è servito al Monza, cioè, o meglio, non gli è bastato neanche il rigore. Io non dico inventato, ma poco ci manca, poco ci manca, perché andate a vedere se non è così. Va bene, non lasciamo perdere, sorvoliamo. Quindi io direi bravo Quaini, Guagni, Caracciolo, Birindieri, Macidieri, Gucchi, Lisi, Palombi, Belli, Vido, Beghè, tutti, per non parlare di Gori, il migliore in campo secondo me, seguito da Birindieri, ma poi è inutile, cioè, come Pagello, sapete, i voti non do, però stasera i ragazzi si sono meritati, secondo me si meritano il top, il massimo dei voti su tutto e su tutto, ma anche i subentrati, insomma, alla fine. Gucca era stanco, quindi Quaini, bellissima partita di Quaini, bravo sto ragazzo, veramente. Gori in crescendo, è chiaro, ma l'avevo già detto l'altra volta, quindi Gori, c'è nulla da fare, speriamo che rimanga al Pisa, che vi devo dire. Va bene, questo poi lo vedremo quando sarà poi finito, diciamo, questo campionato. Quaini, un bel giocatore, ragazzi, mi è piaciuto veramente tanto Quaini stasera, veramente un bravissimo un calciatore, veramente, cioè, roba, bah, vabbè, speriamo che continui così, anzi che vada crescendo. Bravo Cooker, chiaro, cioè, nel senso, comunque un Pisa che alla fine del secondo tempo, chiaramente, ovviamente, è rimasto più schiaffrattese, hai visto poi tanti falli, e Monza nervoso, perché ovviamente ti innervosisci, perché Balotelli praticamente zero, c'è un Monza, diciamo NP, per i giocatori che ha stasera, meglio, è stato fermato da un Pisa, così che stasera neanche se la giocavano fino a mezzanotte avrebbero, secondo me, avrebbero fatto un gol, non avrebbero fatto neanche se giocavano fino a mezzanotte, anzi forse sarebbero stati forse ne avrebbero subito anche un altro, perché vedo in certe occasioni avrebbe potuto passare la Palombi, che era magari messo un po' meglio, ma comunque va bene così, insomma, alla fine l'importante è arrivato alla fine a tenere palla, fare gioco e non dare la possibilità agli avversari di fare le famose ripartenze pericolosissime, perché comunque Monza ha dei giocatori, diciamo così, da Serie A, però stasera una lezione di calcio il Monza penso che se la sia presa, penso, credo. E che dire, io direi così, direi che a questo punto darei un'occhiata al tabellino, eccolo qua, tabellino, tiri in porta 11 per il Monza, 10 per noi, cioè tiri 11-10, tiri in porta 5-5, assist 2 per noi, 0 per il Monza, che giustamente, fuori gioco 4 Monza, 0 noi, che Pisa oggi ha messo in campo la trappola del fuorigioco ed è riuscito alla grande a sviluppare questa tattica. Beh, perché alla fine i ragazzi rientravano al momento giusto e quindi si sono trovati parecchie volte, spesso e volentieri, i giocatori del Monza in fuorigioco. Palle perse 23 del Monza, 10 noi, è normale perché Pisa ha tenuto più campo, più palla, più gioco. E va bene, poi via via il resto, 5 corner per il Monza, 3 per noi, perché insomma nel finale il Monza ha cercato, insomma, ha buttato fuori anche le unghie, ha messo dei blocchi, ha messo in tutto quello che aveva, ma non è riuscito, non è bastato. Ma poi Pisa ha cambiato anche modulo, 4-4-2, e secondo me D'Angelo ha fatto bene, e insomma D'Angelo stasera secondo me non ha sbagliato niente, assolutamente niente. E quindi va bene così, grande partita, ripeto, grande partita, i ragazzi hanno dato il massimo, hanno fatto vedere veramente un Pisa forte, io, cioè una partita così come quella di stasera, mi meraviglio, certe volte mi meraviglio di come noi abbiamo fatto a pareggiare certe partite, veramente. E poi per quanto riguarda quella sigla, siamo saliti, ma
adesso è la prima partita, bisogna aspettare gli altri per vedere l'assestamento della classifica, insomma, quindi inutile andarla a analizzare, la andremo a analizzare poi in seguito. E niente, io che dire più, magari un'occhiata, ma no, alla classifica abbiamo detto no, perché insomma alla fine niente, va bene così, insomma, ecco, poi la classifica la andremo a vedere, la svilupperemo poi in seguito, insomma, ecco. Allora ragazzi, io che dire, una partita veramente sassino alla scarpa, è questo è un, diciamo così, inutile andare a cercare, no, come dico sempre, io Maria per avere, no, si va a cercare per portare contenuti partite di 14 anni fa e commentare certe cose che sono fuori dal mondo. Cerchiamo di commentare quello che succede nel campo e quello che succede attualmente nel campo, che forse è meglio, eh? Forse è meglio. Beh, abbiamo capito tutti di chi stiamo parlando. Va benissimo ragazzi, io vi saluto e se vi è piaciuto questo video, pollice su, se iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, ricordatevi una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima ragazzi!